colore rappresenta la storia della nostra città, affinché tu possa sempre portarla e rappresentarla con fierezza e orgoglio in tutto il mondo. L'arte e il talento di Nicola Conversa premiate a Trenitalia. A margine della festa patronale cittadina, l'amministrazione comunale ha conferito un riconoscimento al 35enne regista di origini trenitapolesi, recentemente salito alla ribalta delle cronache cinematografiche per il docufilm sul gruppo musicale dei Pooh e per Un Oggi alla Volta, il suo ultimo prodotto uscito nelle sale lo scorso 25 luglio. Un Oggi alla Volta è il mio primo film, quindi mi esordio alla regia per il cinema. Sta andando, è andato molto bene, la cosa mi fa molto ridere. Ho soprattutto sorridere il fatto che comunque io l'abbia scritto a Trenitalia e poi è uscito in tutta Italia, quindi io sono felicissimo di quello che sta succedendo stasera. Conversa, i cui genitori sono nati a Trenitalia, porta con sé le radici pugliesi e del comune della Bat. Il suo talento si arricchisce anche grazie al bagaglio delle sue origini. Allora, mia carriera è stata molto veloce, nel senso veloce e fortunata, perché sono finito in Cinquina e Davide Donatello nel 2019, poi la Disney mi ha chiamato per fare una serie originale, poi da allora la mia carriera non si è fermata. Ogni anno più o meno sto facendo abbastanza cose importanti, come il docufilm dei Pooh su Rai 1, che ha fatto il record come documentario più visto nella storia di Rai. Tornare qui è molto molto emozionante, perché comunque qui i miei genitori sono nati, io qui passo le vacanze da quando ho un anno e quindi è come stare a casa.